Tamponi immediati ai sintomatici all'interno della scuola e ai loro contatti stretti laddove ritenuto necessario. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato infatti l'ordinanza numero 89 relativa alle procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti da Covid-19. Abbiamo ritenuto importante identificare quello che è un percorso pediatrico. Il percorso pediatrico consiste nel dare delle preferenze ai bambini in cui, dopo aver eseguito il tampone, bisogna dare una risposta e attribuiamo il codice rosso, ossia una risposta immediata nel più breve tempo possibile affinché possa, se dovesse essere un risultato negativo, continuare l'attività scolastica, ma nel caso in cui ci dovesse essere un risultato positivo, mettere in atto tutte quelle procedure immediate per quanto riguarda il tracciamento e per quanto riguarda poi l'isolamento. Dottor Polidoro, sinteticamente facciamo chiarezza allora sui tamponi e sui certificati. Allora, il tampone è uno strumento diagnostico che va chiaramente richiesto ed effettuato al momento in cui c'è un sospetto Covid e quindi il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, al momento in cui ha il sospetto deve attivare quella che è la procedura, il diagramma di flusso previsto per legge, cioè attivare l'USCA, il quale procede al sospetto diagnostico, ad un nuovo triage, eventualmente alla visita medica e poi si può procedere a effettuare il tampone. Solo all'esito del tampone negativo si fa il certificato di riammissione a scuola. E quello che deve essere chiaro è che il certificato di riammissione a scuola e comunque il tampone non vanno assolutamente richiesti in caso di patologie comuni che non hanno nulla a che fare con il tampone, anche perché questo evita innanzitutto disagi alle famiglie, che disagi al bimbo, perché il tampone diagnostico fatto e ripetuto sicuramente non è per un minore una cosa piacevole, e terzo, evitiamo un allarme sociale inutile, dovendo chiudere delle scuole che in realtà non dovrebbero essere chiuse.